di vista ecologico, tutti noi viviamo una situazione di crisi ambientale in cui la natura e la sostenibilità sono a rischio. Riduzione di habitat e di biodiversità, mutamenti climatici, qualità dell'acqua e dell'aria, presenza di specie alloctone e di predatori che approfittano della situazione, sono realtà che possono sembrare in qualche modo distanti e astratte, ma la cui concretezza e urgenza risultano oggi sempre più facilmente leggibili nelle conseguenze sulla popolazione e sull'ambiente. Gli equilibri dei nostri ecosistemi sono ormai stravolti e i nostri habitat sono in continuo divenire. Chi ne fa le spese in ambienti acquatici sono soprattutto le specie originarie, endemismi irripetibili che andrebbero conservati e salvaguardati. Il temolo padano veneto pinna blu, oggi riconosciuto come specie a sé, Timallus eliani, è uno di questi preziosi endemismi insieme a tutte le specie originarie che vivono ancora nei nostri ambienti. Era uno dei pesci più abbondanti sul mercato del pesce medievale, ma oggi è quasi estinto nei nostri territori subalpini. Considerato in pericolo di estinzione, è nella lista rossa dei pesci d'acqua dolce d'Europa. I cambiamenti climatici possono avere un effetto pesante sui temoli perché sono proprio in quella zona più soggetta al cambiamento. Il temolo, ad esempio, è sostanzialmente scomparso o quasi scomparso, ma direi quasi dappertutto, nei nostri fiumi più di pianura, in cui invece era abbondantissimo. Pensiamo al Ticino sublacquale, all'Oglio sublacquale, al Chiese basso, insomma i tratti più bassi sono quelli in cui il temolo è sparito sostanzialmente un po' ovunque. I fattori sono tanti, sono i tratti più soggetti a derivazione, sono i tratti più soggetti alla presenza di pesci esotici come il siluro, più soggetti alla predazione dei cormorani, più soggetti a tutto quello che è l'impatto umano. Ma è anche vero che sono quelli più soggetti al cambiamento climatico, perché in quei fiumi le temperature sono un po' al limite, per cui temoli e trote marmorate ci stanno, ma d'estate si arriva a quelle temperature limite, appunto, che sono tali per cui se si sale ancora di pochi gradi possono portare oltre quel limite di sopravvivenza. L'altro effetto è quello delle cosiddette bombe d'acqua, perché il cambiamento climatico porta queste bombe d'acqua e quindi un'alluvione come quelle che sentiamo ormai quasi ogni settimana in giro per le nostre valli lavano completamente il fiume da qualsiasi pesce, perché viene mosso tutto l'alveo, quindi viene scaravoltato il fondo e con esso tutti i pesci che ci sono presenti. Nell'incubatoio di Caddo in Ossola viene allevata una popolazione di temoli di entrambi i sessi che vengono spremuti nel periodo primaverile nell'arco di un mese. La spremitura viene effettuata manualmente dopo aver valutato lo stato di maturità di ogni singolo individuo. Il temolo è un salmonide che colonizza i tratti di fiume di fondovalle con buone portate d'acqua e acque ben ossigenate, in quella che è la zonazione ittica classificata come zona marmorata temolo. Le uova di temolo sono estremamente delicate. Se si toccano, quando sono nelle vasche, diventano subito bianche a gruppi. La riproduzione avviene in primavera. La coppia, dopo il corteggiamento, depone da 2 a 8.000 uova di 3 mm di diametro nei bassi fondali sabbiosi e fangosi dei corsi d'acqua. I successi riproduttivi in cattività sono sempre superiori in termini di avannotti nati rispetto ai numeri in natura e possono arrivare al 75% delle uova fecondate. Le uova si schiudono dopo un'incubazione di alcune settimane e gli avannotti sono indipendenti non appena consumato il sacco vitellino. Strumento fondamentale anche per la tutela del temolo è naturalmente anche il regolamento di pesca, per cui è chiaro che il ruolo dei pescatori dell'associazione è fondamentale ed è un ruolo che svolgono molto bene. La maturità dei pescatori è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni, per cui io vedo regolamenti che sono estremamente cautelativi.
per cui dalla tutela assoluta, divieto di pesca, al piede asciutto nei periodi, diciamo, dopo la chiusura della trota, all'amo senza ardiglione, insomma tante cose che contribuiscono in modo importante alla conservazione naturale di questa specie. Quindi un plauso anche ai pescatori e alle associazioni che tengono a questo pesce. Il lavoro della FIPSAS Piemonte in collaborazione con la Società Valsesiana Pescatori Sportivi, svolto sul Temolo, ci fa capire come l'intervento umano possa avere anche risvolti positivi sull'ambiente. La curiosità scientifica di capire quali sono le differenze tra Temolo Pinna Rossa e Pinna Blu sono nate proprio grazie all'osservazione dei pescatori. Anche in Valsesia si svolgono intense attività di spremitura su esemplari di Temolo Pinna Blu geneticamente purissimo, che stanno avendo ottimi risultati. Questo progetto di salvaguardia è iniziato alcuni anni fa grazie a uno sparuto numero di esemplari, come ci racconta il presidente della Società Valsesiana Pescatori Sportivi. La prima cosa che notai fu la presenza di un piccolo nucleo di temoli 2+, quindi temoli non ancora fertili. Da quel piccolo nucleo, ormai sono passati 10 anni, siamo arrivati ad immettere proprio nelle settimane scorse circa 300.000 larve nelle acque in nostra concessione. In Valsesia gli esemplari sono tra i più puri anche grazie all'isolamento geografico dovuto alla conformazione della valle. Dove i bacini sono più ampi, come ad esempio sul Toce, che ha derivazioni e influenza addirittura svizzere, il temolo è meno puro, ma non per questo meno importante da conservare. Bacino, inteso come bacino. Il Sesia è un bacino abbastanza ristretto, quindi è solo il Sesia. Quando parli del bacino dell'Ossola, sostanzialmente parli del Ticino svizzero, del Tresa, del Toce, del Melezzo orientale, ovvero sul bacino intervengono pesci di due nazioni, per cui è più facile che sia stato inquinato, come più facile anche nel tempo che sia stato inquinato. Oggi il temolo in Valsesia, grazie ai progetti di riproduzione artificiale e ai progetti di realizzazione di scale di risalita, vede nuovamente una popolazione in grado di autosostenersi e di riprodursi in natura. Oggi stanno per partire nuovi ambiziosi progetti sui salmonidi, molto interessanti. Esiste un progetto che parte adesso, un interreg, che si chiama Share Salmo, che coinvolge la Valsesia, coinvolge il CNR di Verbania, coinvolge la Ticino, il Lago Maggiore, il Ceresio, il Canton Ticino e il Canton Grigioni, che riguarda i salmonidi, trota lacustre, trota marmorata e temolo. Per cui l'idea di partire dalle eccellenze che ci sono, che siano marmorata, lacustre o temolo, pinna blu, e ragionare in termini di ampi bacini, quindi tutto il bacino del Ticino piuttosto che il Sesia, che comunque sono tributari del Po, quindi ragionare in termini di bacino ampio va in questa direzione, per cui si può pensare a miglioramenti anche in altri bacini partendo dalle eccellenze e dalle certezze che abbiamo. Prima faceva riferimento al Ticino in epoca medievale, probabilmente aveva ben altra portata rispetto adesso. Quando un esercito doveva attraversare il Ticino aveva i suoi problemi, adesso con le scarpette lo fa.